Agostino De Zordo è nato a Cibiana di Cadore il 25 agosto del 1943. Ha iniziato giovanissimo a praticare salto con gli sci, inaugurando una serie ininterrotta di gare nel 1956. Più volte campione italiano juniores tra il 1959 e 1961, considerato tra i più promettenti saltatori europei. Giunto a Vercelli nel 1969 continuò in quel periodo la sua attività agonistica sugli sci, prima col salto il memorabile e la sua vittoria al trofeo Presidente della Repubblica, poi nello sci alpino e chilometro lanciato, sempre per conto dello sci CAI Vercelli. Agostino, soprannominato Palla di Cannone. Beh, io qui davanti a me è dove che abbiamo cominciato a fare i primi salti. Sui 8-9 anni si partiva dai tetti delle case, i maestri ci accompagnavano, dalla scuola ci accompagnavano dove c'erano questi trampolini per fare gli allenamenti, e poi dopo pian piano siamo andati avanti saltando, delle gare in nazionale e poi internazionali, dove che qui sono nati i più grandi campioni del mondo praticamente. Prima con Bruno Dacol, che ha fatto le Olimpiadi di San Moritz nel 48, se non vado errato. Poi Nilo Zandanel, Davide Dacol, Aido Olivotti, Flavio Olivotti, Giacomo Imoni di Ponte di Legno, e poi io sempre, che mi chiamavano il cucciolo della squadra perché ero il più giovane. Allora abbiamo iniziato nel 1956, feci i primi campionati italiani a Tarvisio, dove mi classificò a 13 anni al 7° posto. Qui poi siamo andati avanti, abbiamo continuato su questa strada, dove siamo stati tutti quattro selezionati, i quattro più grandi di Cibiana, con Zandanel Nilo, Bruno De Zordo, Agostino De Zordo e Dino De Zordo, Pio per le Olimpiadi del 1964 a Innsbruck. È stato l'unico paese praticamente che ha parlato un po' tutto il mondo, di 1000 abitanti, e di avere quattro atleti dello stesso paese selezionati, più selezionati per le Olimpiadi. Poi è cominciato appunto dopo le Olimpiadi e abbiamo vinto i campionati europei, molte gare internazionali, abbiamo vinto la Pro Mondiale del 1962 a Zakopane con Dino De Zordo, con Nilo Zandanel abbiamo fatto il record del mondo a Oberstdorf nel 64 con 144 metri. Agostino, come ha portato l'Italia a vincere i campionati europei nel 59? Ma guarda, avevamo un grande allenatore, bisogna dire la verità, perché con Piero Pertile, prima avevamo un finlandese e poi un tedesco, Somalainen e... Beh, adesso il tedesco come si chiama? Beh, non mi ricordo più. E poi è sommeritato il nostro grande, più grande allenatore che ho avuto nella mia storia, che sarebbe stato Piero Pertile. Quell'anno, dopo due o tre anni di grandi allenamento sia a Claviera nei ritiri collegiali, è riuscito a portare con me De Zordo Agostino, Aido Olivotti e Mario Cecon a Lubiana, in Jugoslavia, a vincere i campionati europei a squadre. Io mi classifico secondo, dietro al grande rivale che sarebbe stato le battaglie che facevamo io e Zaik su tutte le gare internazionali, perché era il mio grande rivale, però a dire la verità. Comunque siamo riusciti a portare, dopo 5 anni che aveva vinto Zandanel Nilo, Dino De Zordo, che abita qui di fronte a me, e Giacomo Imoni. Dopo 5 anni l'Italia, che come che hanno scritto tutti i giornali, siamo riusciti a riportare di nuovo il titolo del trofeo Kongsberg in Italia, che adesso è considerato campionato europei. Allora si chiamava trofeo Kongsberg. Guardi, in quei momenti io mi ricordo molto, molto bene Sacazze, Slibar, Giacomino Otto Slavo, Zaik, Eger, Otto Leodolter, comunque ero Helmut Recknagel, il tedesco che ha vinto l'Olimpiade di Innsbruck,
eravamo tutti praticamente, che si ammirava, perché poi eravamo tutti amici, ognuno, però in gara eravamo tutti rivali, ognuno correva per la sua bandiera, però la sera si andava a far baldori insieme, praticamente. Comunque in quei momenti là in gara è così, comunque eravamo, le cose più belle, scusate se salto, quando si arrivava nei paesi nordici, verso la Norvegia, Svezia, Finlandia, quando arrivavi su in mezzo a questi stadi, che per San Siro o l'Olimpico o il Comunale di Torino e via, non c'hanno niente a che vedere, perché sono stadi che tengono 130.000 spettatori, tutte teste nere, dalla partenza guardi giù, vedi solo teste nere, piccoli così, una cosa meravigliosa. Poi il bello che quando, anche quando si corre là, c'è il re, arriva con i suoi pantaloni alla zoava, i suoi calzettoni, si mette in mezzo al pubblico come se fosse delle persone come noi, soltanto che danno il via quando arriva lui alla gara e sappiamo che è arrivato. O so, nessuno lo conoscerebbe, non è che le autorità come che qua che arrivano accompagnate dal cavallo bianco, da questo, da quella, niente, persone normali, civili come noi qua. Com'è possibile che un paese così piccolo come Cibiana e così sperduto tra le Dolomiti abbia avuto così tanti campioni a livello mondiale e quindi sia stato sulla, diciamo, sulla cresta dell'onda per 30 anni? Dunque, noi qui eravamo un paese di 1000 abitanti, 1000-1100, e non avendo piste da discesa, perché qui a Cibiana o che si faceva il trampolino o si partiva dalla chiesa venendo giù per le strade, come si faceva da bambini, buttando l'acqua di notte, poi al mattino andare o con la slitta o col bob o coi pattini a scendere, e le donne al mattino quando andavano su con latte si volavano e ci sgridavano perché avevamo buttato l'acqua per gelare la strada, però ci volevano tutti bene. Comunque qui adesso, a parte queste cose che abbiamo detto, però il paese ci volevano tutti bene. A parte questo, non ci avevamo nessuna possibilità, come fosse stato Cortina, dove ci sono stati fuori i più grandi scisisti e bobisti come Eugenio Monti, Sorpaes, Lacerelli e via di seguito. A Cibiana ci avevamo solo questi piccoli trampolini, questa roba da divertirsi da bambino, perché non ci avevamo altro. Ci avevamo solo campi di patate e un po' di salata da mangiare. E allora ci divertivi a fare queste cosette qui. E con questo Cibiana è saltato fuori i più grandi campioni, i più grandi campioni internazionali praticamente, cominciando, come dicevo prima, di Bruno Racol, Zandanel, Dino, Bruno, Agostino. E poi col Bob, come abbiamo iniziato con Nevio Resordo, campione due volte campione del mondo, secondo le Olimpiadi di Sapporo, venendo giù per le strade col Bob. Perché non c'eravamo una pista come Cortina, si divertiva a far bob su strada, poi pian piano è entrato nella leggenda, cominciato a essere chiamato dalla federazione, è diventato uno dei più forti campioni del mondo, avendo vinto due mondiali e un secondo posto alle Olimpiadi. Qui Cibiana si è difeso un po' su tutto, anche sul nuoto, sul calcio, c'avevamo un calciatore che mi sembra che giocava nella Juventus. Insomma, Cibiana, un paesetto che non ci avevamo niente, siamo diventati famosi in tutto il mondo. E sono molto fiero di aver portato, senza aver preso mai una lira, perché non ci pagavano. Allora tenevi ben stretto questo posto in nazionale per girare il mondo e mangiare negli alberghi, perché i genitori dopo la guerra non ci avevano niente da darci da mangiare. Allora diventavi fuori un campione, non come adesso. Allora cercavi di tenerti il posto in squadra e saltavi fuori per forza, perché almeno vi dico un fatto: quando sono arrivato nel 56 all'Albergo Italia a Treviso, quando sono entrato in quella sala da pranzo, che avevo 12 anni e mezzo, neanche 13 anni, io mi ricordo come adesso, che ve la posso descrivere questa sala da pranzo, entro, mi guardo intorno, ho visto questa minestrina sul tavolo, Comitato Veneto, che eravamo tutti fondisti, saltatori, discesisti, tutti insieme, guardando questa tavolata lunga, bella, con questa minestrina e queste uova a tavola,
quella sera ho mangiato 12 uova dalla fame. Ecco, questa è la storia perché tenevi i posti nazionali, non come adesso che c'è. E allora qui siamo saltati fuori i campioni, perché tutti si davano da fare. E c'è troppo benessere adesso, non c'è più come allora. Per conto mio, il benessere è quello, poi è il salto con gli sci è sempre stato uno sport poverissimo. Che correvi, come dicevo, solo per il nome dell'Italia, non per i soldi, perché non prendevi niente. E come dicevo, per vivere soltanto fuori delle spese dei genitori che avevano appena passato una guerra e non ci avevano le possibilità. Qui a Cibiana, adesso guardate, c'è tutto un benessere. Qui c'era solo campi, erba non ce n'era, c'era tutte patate, fagioli, insalata e basta. Tutti i campi e si mangiava quello che c'era. E un po' di formaggio, quando c'erano le mucche, le pecore, le capre, facevi colazione con latte, quando c'era un pezzo di pane, o riso e latte, quello che c'era. E allora quando ti trovavi in un posto così cercavi bene di mantenertelo. Oggi dopo tanti anni i bambini, i ragazzi vengono ancora a cercarti, a chiederti. Guardi, sono sincero. Finché sei sulla breccia che corri dei vecchi, i vecchi di una volta che ti seguivano, compagnia bella, ma i ragazzi, i giovani di adesso, nessuno sa chi sei. Nessuno, parola, nessuno sa chi sei. Sono soltanto ancora i vecchietti che ti ricordano, anche magari vai a Pieve, vai a Cortina, Agostino, come oggi ho trovato un giudice di gara che non so se aveste visto che c'era un pullman della Val d'Aosta. Dice Agostino, ti ricordi su quando correvi a Cervinia con Gustavo? Che io ti facevo giudice, è bello così. Però i giovani di adesso non sanno neanche chi sei. Se parli del calcio, sì, perché al giorno d'oggi è solo calcio, poi sono tutti venduti. Io lo dico perché è solo scandalo, perché non so, io non guadagnano abbastanza senza far scommesse. Potete ammetterlo che io sono spricio, io dico le cose come stanno, è la verità, e non è la verità forse.